al telefono con noi l'onorevole Elena Centemero, proprio del PDL. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Intanto un commento sulle parole di Silvio Berlusconi, che poi porta direttamente all'analisi dell'IMU su quello che farà questo esecutivo. L'IMU per noi è un punto fondamentale del nostro programma, ma non è solo l'importanza per il popolo della libertà, ma è l'importanza per gli italiani. Gli italiani per l'80% sono possessori di una prima casa, quindi abolire l'IMU sulla prima casa significa dare un po' più di respiro a tutte quelle che sono le famiglie, e veramente è una misura importantissima in questo momento per le famiglie. Accanto a questo c'è il settore dell'edilizia, che ha perso 150.000 posti di lavoro, ed è un settore che si riprende, fa anche fa crescita, sviluppo, fa riprendere l'economia, quindi questi sono l'obiettivo del nostro programma. Costa 4 miliardi, noi abbiamo già indicato in campagna elettorale come poterlo coprire, come poter coprire questi 4 miliardi attraverso un taglio della spesa pubblica del 2%, attraverso la creazione di un fondo da cui obbligazionario legato alla vendita degli immobili dello Stato. Quindi credo che questo sia un segno per ridare fiducia agli italiani e ridare un po' di soldi, perché davvero le famiglie in questo momento sono in grande difficoltà. Ecco, le chiedo una cosa che ha più sentore popolare, perché Berlusconi ha ipotizzato anche un ritorno alle urne per autunno, ma qualche giorno fa il ministro Quagliariello aveva detto prima di dicembre non si può rivotare perché bisogna cambiare la legge elettorale. Lei cosa crede? È veramente indispensabile tornare alle urne o è meglio continuare con questo esecutivo? Perché naturalmente l'Italia ha bisogno di risposte, soprattutto in un momento cruciale in cui la ripresa ci potrebbe essere da un momento all'altro, si rischia di far cadere di nuovo tutto. L'Italia ha bisogno di risposte certe e concrete, a partire appunto dal lavoro, a partire dal sostegno all'impresa, a partire dall'abbattimento del costo del lavoro, a partire dall'IMU. Tutti i provvedimenti economici che serviranno per far veramente creare un po' di crescita in questo paese sono assolutamente funzionali. Se questo governo, che io sostengo e noi sosteniamo con grande lealtà e con grande senso di responsabilità per il paese, porterà avanti, come ha fatto in questi giorni, perché le ricordo che in questi giorni abbiamo approvato due decreti molto importanti, che sono il decreto fare e il decreto lavoro. Le dico solo che nel decreto lavoro è contenuto ancora un'altra tranche del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione per le imprese, che va da 20 a 25 miliardi. È contenuto anche un provvedimento di 794 milioni di euro per gli incentivi alle assunzioni, che era anche uno di quei punti per noi importanti nel nostro programma di governo. Ecco, sono queste le misure concrete di cui il Paese ha bisogno e che questo governo deve portare avanti responsabilmente e stabilmente. Poi lei si occupa di cultura, scienze e istruzione, viene da sé, e poi la saluto, che i giovani, per i giovani un occhio di riguardo nel DL del fare, immagino siano previste delle misure urgenti per la disoccupazione giovanile, questo lo può confermare? Sì, assolutamente, sono previste nel decreto lavoro, sono previste delle misure a sostegno dei giovani, soprattutto tra i 19 e i 29 anni, degli incentivi alle imprese che assumono giovani in questa fascia a tempo indeterminato, ma accanto a questo sono anche previste il rilancio dell'apprendistato, per esempio, e il rilancio di una serie di misure che servono a creare occupazione giovanile al nord come al centro, sì, come al sud, che è la priorità del governo, dell'esecutivo. Letta ha detto che è solido, quindi lei lo sta confermando. Io la ringrazio, onorevole Centemero, per questo aggiornamento e per essersi collegata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie.